Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. 92 nuovi casi di positività e due anziani deceduti di 84 e 80 anni. Sono alcuni dei dati del bollettino Covid odierno per la Regione Abruzzo. A livello nazionale, stamani il commissario Figliuolo ha ribadito che il paese riuscirà a raggiungere l'80% di vaccinati per la popolazione over 12 entro la fine di settembre. Vediamo il servizio. Sono 92 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 3 e 96 anni. Sono stati rilevati attraverso l'esecuzione di 7.495 test, 2.419 molecolari e 5.076 antigenici, con un tasso di incidenza dei positivi dell'1,22%. Circa la provenienza, 25 sono della provincia dell'Aquila, 14 della provincia di Chieti, 17 della provincia di Pescara, 42 della provincia di Teramo, 2 sono di fuori regione e per un caso sono in corso verifiche sulla provenienza. Il totale dall'inizio dell'emergenza è di 78.424 casi. Il dato odierno risulta superiore in quanto sono stati inseriti alcuni casi risalenti ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi decessi di un 80enne della provincia dell'Aquila e di un 84enne della provincia di Teramo. Così il bilancio complessivo dei pazienti deceduti sale a 2.522. Coi 120 dimessi guariti notificati da quest'ultimo bollettino, scende di 21 unità il numero degli attualmente positivi, che sono 2.232. Salgono a 68 i pazienti ricoverati in area medica, più 3 rispetto a ieri. Invariato il dato dei degenti in terapia intensiva, 13 con un nuovo ingresso, mentre gli altri 2.151, meno 24 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Intanto a livello nazionale oggi il TAR del Lazio, con decreto monocratico, ha dato l'ok al decreto legge per l'obbligo di Green Pass per chi lavora nelle scuole. Nessuna sospensione cautelare urgente, dunque, del provvedimento con il quale il 6 agosto scorso è stato previsto che tutto il personale scolastico e universitario dovrà possedere e sarà tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19. Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso. Sul fronte vaccini, il commissario straordinario Figliuolo ha ribadito che l'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 sarà pienamente completato entro il 30 settembre. Dopo il calo fisiologico dovuto alla pausa estiva delle 2 settimane a cavallo di Ferragosto, da ieri la frequenza delle vaccinazioni ha ripreso a buon ritmo. Raggiunta la percentuale del 67,6% della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid, pari a 36,5 milioni di vaccinati. La percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera intanto il 72,3%, pari a 39 milioni, che diventano 41,6, oltre il 77% dell'intera platea, se si sommano le dosi uniche e le persone già contagiate. Dalle ore 11 di oggi e fino alle 13, tutti i giorni fino a venerdì, vaccinazione libera presso l'hub di Via Tirino a Pescara. Un ulteriore incentivo per incoraggiare le vaccinazioni anti-Covid anche dei più giovani, per i più giovani. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Da oggi a venerdì prossimo a Pescara, nell'hub vaccinale di Via Tirino, dalle 11 alle 13 ci saranno vaccinazioni libere, assessore, un ulteriore incentivo per la popolazione e per la cittadinanza. Sì, diciamo, secondo quelle che sono state circolari del generale Figliuolo, sostanzialmente si adotta anche a Pescara, anche se rimarrà l'impianto della prenotazione per evitare ovviamente assembramenti o attese inutili. Comunque già lo stavamo facendo precedentemente perché avevamo dato un target, perlomeno l'ASL, fino a 40 persone, di poter acquisire anche la vaccinazione senza la prenotazione. Da qui in poi ovviamente si accentuerà questa cosa che già stiamo facendo, e l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di vaccinare il più numero possibile di persone e soprattutto andare incontro a coloro che sono un po' resistenti a quella che è la vaccinazione, cercando di permettere loro anche di non avere, diciamo, scuse, se possiamo dire, alla vaccinazione. Bisogna vaccinare perché è l'unico modo per uscire da questa situazione. Nel mese di agosto, assessore, c'è stato un rallentamento fisiologico delle vaccinazioni in tutta Italia, perché chiaramente si è dovuto anche dar modo ai sanitari di poter fare qualche giorno di ferie. A settembre si dovrebbe riprendere anche con il turno pomeridiano.
Questa scelta va fatta insieme all'ASL, la affronteremo entro questa fine del mese per vedere quelle che sono le attività. Come dicevi prima, c'è stato un piccolo rallentamento, lo dimostra il fatto che nell'open day che abbiamo fatto sabato, su 700 vaccini disponibili solamente 400 sono stati coloro che hanno aderito, però contiamo che ovviamente ci sia sempre disponibilità per far vaccinare. Poi è ovvio che bisogna fare anche conti con quelle che sono le farmacie che oggi fanno le vaccinazioni e i medici, quindi probabilmente una parte delle attività sarà anche assorbita da costoro. Noi siamo pronti, non appena chiariremo il quadro vaccinale con la ASL, per ripartire di slancio. Le classi del liceo Marconi di Pescara saranno sparpagliate in 5 diverse strutture. Ad annunciarlo è stato il presidente della provincia Antonio Zaffiri. Studenti e insegnanti però non sono d'accordo con la decisione presa a 20 giorni dal ritorno sui banchi. Sono scesi dunque in piazza a manifestare. Il servizio di Giuseppe Dintino. La scuola non è solo quattro mura, la scuola è laboratori, è strutture, unità, possibilità di accogliere disabili, quindi siamo molto delusi. Manca una ventina di giorni al ritorno sui banchi di scuola e il futuro del liceo Marconi di Pescara è ancora incerto. La sede di via Marino da Caramanico dovrà essere demolita e ricostruita. Nel frattempo i circa 1600 studenti, ha fatto sapere il presidente della provincia Antonio Zaffiri, dal 13 settembre dovranno essere dirottati altrove, in altre strutture. Così studenti, insegnanti e sindacati si sono dati appuntamento sotto il palazzo della provincia per dire no alla proposta delle istituzioni. Non si sa neanche se sono effettivamente delle sedi congrue e idonee al tipo di attività del Marconi, che ricordiamo è una scuola per cui per esempio l'educazione fisica è fondamentale, e il fatto che per esempio in queste sedi non ci sia una palestra di riferimento per l'istituto è una mancanza gravissima. Oltretutto è un istituto che comprende molti persone con disabilità, e quindi anche nella scelta delle sedi alternative bisognava tenere conto di questo. Alcuni studenti si sono ritirati, almeno 20-30 studenti si sono ritirati, per le famiglie sono stati grossi problemi organizzativi per quanto riguarda l'acquisto dei libri, perché voi potete capire che una famiglia, se non sa dove, in che plesso capita il figlio, non sa manco se lo risegnerà nella stessa scuola, no? Con un finanziamento della regione di 666.000 euro, le 64 classi del Marconi saranno ospitate in 5 strutture diverse, in altre scuole, cioè l'Ipsias di Marzio Michetti, la Terno Mantonè, l'Alberghiero De Cecco e l'Accademia Musicale Pescarese. Alcune classi invece saranno organizzate nell'ex sede Fater di Via Volta, mentre gli uffici amministrativi andranno in via Avezzano nell'ex sede della Croce Rossa. Qualcosa si può fare, prima di tutto rendere idonee le sedi, quelli che non lo sono, cioè quelle di via quella di via dei Peligni e quella di via Alessandro Volta, che dovrebbe essere il famoso Palazzo Fuxas. Non sono tre scuole, due scuole a differenza delle altre tre, quindi capire come fare a rendere idonee nei tempi giusti, cioè entro il 13 settembre, perché il timore è quello che queste due sedi non siano pronte e che i ragazzi debbano in qualche modo far fronte di nuovo a una DAD seppur temporanea, prima cosa. La seconda cosa, mettere su un piano di mobilità per i ragazzi e come sfruttare i mezzi che già ci sono, oppure fare un accordo con la tua e cercare di avere dei mezzi idonei per questi ragazzi che vengono da fuori Pescara. Avremmo voluto una soluzione condivisa, fanno sapere dal comitato Marconi Quo Vadis, ma nessun dialogo è stato possibile. Il grande rammarico è quello di essere arrivati all'ultimo, sapendo che la demolizione era prevista da praticamente un anno, e arrivare a una soluzione così antipatica, così, voglio dire, sgradevole per tutti, quindi, perché è una situazione in cui nessuno trova un vantaggio, si poteva ragionare in un modo diverso partendo tanti mesi prima. Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo nel mese di agosto. La saga punta a consolidarsi anche per il futuro, come spiega il presidente Vittorio Catone. Presidente, siamo a fine agosto, com'è andata questa estate per l'aeroporto d'Abruzzo in quanto a numeri? Beh, i dati sono estremamente esaltanti, abbiamo riniziato a fare numeri importanti tutti i giorni su quasi tutti i voli e anche le nuove destinazioni hanno risposto bene, soprattutto per quanto riguarda alcune città come Varsavia, Cracovia e anche Praga, dove notiamo anche ottimi numeri per quanto riguarda l'incoming. Per il prossimo inverno, per l'autunno che sta per arrivare, cosa possiamo dire?
Abbiamo già raggiunto un piccolo importante risultato grazie alla collaborazione con Ryanair, che ci ha assicurato 4 voli su 4 destinazioni per noi molto importanti, quali Bergamo, Orio al Serio, Torino, Charleroi e Bucarest, che già da ottobre avranno un giorno in più sia per l'arrivo che per la partenza. Parallelamente sondiamo e stimoliamo gli altri vettori per rafforzare una rotta o individuare una nuova destinazione. Notiamo molta cautela da parte delle compagnie aeree perché la pandemia vizia molti dati e molte dinamiche, ma non ci fermiamo nel chiedere, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosina in più per il prossimo autunno inverno, ma sicuramente stiamo già iniziando a lavorare per la Summer 2022. Per chiudere, Presidente, ci sono buone notizie anche per quanto riguarda l'avvio dell'iter per l'allungamento della pista? Sì, ci sono diversi progetti master plan sull'infrastruttura aeroportuale, il più importante, il più strategico è quello dell'allungamento della pista. Il 15 luglio sono partite le lettere degli espropri per le particelle territoriali attinenti alla pista, da quel momento parte l'iter e non ci fermeremo un attimo per far sì che la pista si allunghi nel minor tempo possibile. Presentata questa mattina a Pescara la terza edizione del Festival d'Annunziano, quest'anno dedicato al tema La città che sale, ritmo, velocità, movimento. Vediamo. Abbiamo riscontrato la grande volontà di interessarsi alla figura a tutto tondo che è stata Gabriele D'Annunzio, la sua vita e la sua epopea, e quindi quest'anno c'è la terza edizione che in realtà è la prima edizione del Festival d'Annunziano. Speriamo che sia un festival che possa assurgere ai livelli di altri festival culturali importanti che ci sono in Abruzzo, in particolare la città di Pescara. Ricercheremo una collaborazione sempre più intensa con il Festival Flaiano, e questo per noi è un grande momento anche di recupero della centralità di Pescara sullo scenario nazionale e internazionale. Oltre che promuovere la parola e il ritmo e il movimento, anche quello di chiedere generosità ai cittadini di Pescara, abruzzesi e italiani, nel frequentare gli eventi. Non imponiamo l'acquisto di un ticket, ma di un contributo liberale per la rinascita della Pineta, cioè chiunque verserà una risorsa frequentando questi eventi culturali importanti che ci sono. Questi soldi saranno poi consegnati al Comune di Pescara, al Comune di Ortona, agli altri comuni della costa dei Trabocchi, cioè i luoghi d'Annunziani che sono stati così duramente colpiti dagli incendi ultimi scorsi, che per noi sono una ferita aperta, sanguinante, che però dobbiamo saturare e far rinascere. Questa è Pescara da sempre, da quando è nata ad oggi, e anche dopo il Covid Pescara sta dimostrando una grande effervescenza, tante attività che ripartono, che crescono, ma questa è Pescara. Oltretutto col Festival d'Annunziano allunghiamo anche la stagione estiva, perché andremo fino al 12 settembre. Pescara è piena, scoppia di gente, di turisti che avranno anche la possibilità di continuare a stare a Pescara godendosi questo Festival d'Annunziano, che come iniziative, come spettacoli è sicuramente di livello nazionale ed internazionale. L'esibizione di Giuliana Desio ha chiuso l'edizione 2021 di Spoltore Ensemble, la rassegna che l'anno prossimo si appresta a spegnere le 40 candeline. Giuliana Desio a Spoltore Ensemble, allora, favole bellissime raccontate in napoletano accompagnate da musica jazz. Tanto entusiasmo del pubblico, ci riscopriamo bambini? Io mi riscopro più adulta invece, perché mi trovo a fare in questo spettacolo cose che qualche anno fa non avrei avuto il coraggio di fare, artisticamente parlando, nel senso che mi sono mai considerata un'attrice da leggio, mentre invece ho fatto vivere il leggio, non mi sono mai considerata una cantante, anzi, e invece ho cantato, per cui per me questo è un divertimento che però mi fa un po' crescere anche, quindi le favole, e poi le favole queste qui non sono proprio tanto favole da bambini, sì, insomma sono favole anche per adulti, perché sono favole più crude di quelle che noi vedevamo da bambini, che erano così edulcorate, quelle della Disney, bellissime. Sono favole in cui c'è anche della violenza, ci sono i mostri, ci sono anche le fate, sì. Però più che una regressione verso l'infanzia, io l'ho visto come per me artisticamente come un divertimento che mi ha fatto crescere. Un commosso ricordo di Massimo Troisi, tanta napoletanità ma anche tanta gioia di vivere.
molta gioia di vivere, soprattutto di far divertire il pubblico. Guarda, io personalmente, come se salgo su un palcoscenico, il pubblico non si deve annoiare, mai, non si deve annoiare, perché io tutti gli spettacoli che ho fatto, e lo dico anche con poca umiltà, però tutti gli spettacoli che ho fatto in teatro, che ho scelto io di fare, sono stati tutti spettacoli che hanno avuto successo perché non erano spettacoli noiosi, perché erano spettacoli che parlavano al pubblico. E non erano delle pippe, insomma, diciamo, autoriferite, cioè roba che io ho dato stasera, abbiamo dato al pubblico della buona musica, un'attrice che canta, che chiaramente non è Barbara Streisand, però è una cosa curiosa vedere me che canto, una cosa nuova, delle favole forse mai sentite, poco conosciute, e tanta allegria e anche voglia di ridere e di divertirsi, perché ci si è riso molto. Secondo me il pubblico ha bisogno di ridere in questo momento. Sì, è stata molto molto brava, e tra l'altro è la prima volta che viene sul nostro palcoscenico dopo 39 anni, quindi è veramente brava, ha regalato a questo festival una serata bellissima, ma da grande artista che la conosciamo tale. L'anno prossimo sono 40 anni di una rassegna amata in tutta Italia. Sì, abbiamo voluto testardamente continuare questa manifestazione senza nessuna interruzione. L'anno scorso con un paio di serate, quest'anno con 6 serate e con un cartellone di tutto rilievo che sta nella storia e la tradizione dello Spoltore Ensemble, per prepararci degnamente come questo festival merita alla 40esima edizione, appunto dopo 40 anni. Dal 26 al 29 agosto, 4 giorni a Piancarani di Campri, dedicati a due specialità del territorio abruzzese, la rossicino e il formaggio fritto, manifestazione giunta alla terza edizione. Vediamo. Il terzo festival dell'arrosticino e formaggio fritto. Vicino a me l'organizzatore Palmarino di Pancrazio. Palmarino, come sarà organizzato l'evento quest'anno? Quindi il terzo festival dell'arrosticino e formaggio fritto, dove proporremo i nostri prodotti, tutta produzione propria, chilometro zero nella nostra azienda, dove allieteranno le serate dalla prima in Regina, la cover band dei Queen. La seconda serata del 27 Angelo Famao, il 28 Pierpaolo del Grande Fratello. Sold out. Sold out, sold out è la parola grossa di questi periodi. E il 29 agosto i tequila. I prodotti presentati alla manifestazione saranno la pecora alla gallara, arrosticini, appunto, formaggio fritto e formaggio fritto al tartufo, sempre in nostra produzione, salsiccia, accompagnate da birre artigianali e bollicine. Anche quest'anno la beneficenza non manca. Assolutamente, infatti quest'anno abbiamo preparato un consistente numero di buoni spesa che abbiamo consegnato appunto al sindaco, che consegnerà alle famiglie bisognose buoni spesa che verranno spesi nella nostra azienda, quindi quello che noi produciamo. Sindaco, anche quest'anno ha patrocinato il terzo festival dell'arrosticino e del formaggio fritto qui a Piancarani. Una 4 giorni che vede la valorizzazione del territorio, tanti big e soprattutto prodotti tipici locali. Esattamente, come amministrazione comunale siamo molto sensibili agli eventi che vengono organizzati qui sul nostro territorio, e quindi anche quest'anno, per il terzo anno, l'azienda agricola di Pancrazio organizza questo bellissimo festival a chiusura della stagione estiva, e con grande sostegno l'amministrazione comunale comunque cerca di promuovere e stare a fianco di tutti coloro che hanno voglia di promuovere il territorio, da un punto di vista ambientale, perché è una location che si presta particolarmente, sia da un punto di vista di valorizzazione dei prodotti tipici. Che valore aggiunto hanno queste aziende come l'azienda agricola di Pancrazio nel territorio? Ma sono fondamentali, perché al di là dell'aspetto lavorativo permettono di mantenere viva quelle che sono le tradizioni del nostro territorio. Fanno sacrifici quotidiani, perché oggi non è facile avere un'attività, specie un'attività agricola, ma proprio con l'esempio, con il sacrificio che tutta la famiglia di Pancrazio ha sempre fatto negli anni, si sta portando avanti una tradizione molto importante che permette a tutti noi di degustare i loro buonissimi prodotti.
Ora lo sport, sarà Alessandro Di Graci di Como a dirigere il match tra Pescara e Ancona Matelica di sabato sera all'Adriatico per la prima di campionato. Il Delfino si ritroverà contro un ex come Nando Del Sole, non al meglio della condizione, ma anche altri abruzzesi d'adozione come il tecnico Gianluca Colavitto e il DS Ciccio Micciola. Vediamo. Calciomercato sì, ma per il Pescara è iniziato il conto alla rovescia per la prima di campionato di sabato sera contro l'Ancona Matelica. Il capoluogo di regione marchigiana ha ritrovato il professionismo e deve ciò al Matelica e al suo presidente Mauro Canil, che ha deciso di portare la sua squadra dopo una ottima stagione da matricola ad Ancona. Per questo campionato ci sarà il doppio nome, ma già dal prossimo, dal nome della squadra, sparirà Matelica e resterà solo Ancona. C'è un po' di Abruzzo, a partire dall'asse DS allenatore Ciccio Micciola, Gianluca Colavitto, due abruzzesi d'adozione, artefici della scalata al professionismo del Matelica, il primo ex DS del San Nicolò, il secondo tra gli altri ex allenatore della Vastese, in organico un pescarese come il terzino sinistro Alessandro Di Renzo, ex Francavilla, e uno anch'egli d'adozione, Nando Del Sole, arrivato in prestito dalla Juventus dopo aver fatto la trafila delle giovanili del Delfino con tanto di debutto in prima squadra. A guidare l'attacco il teramano ed ex San Nicolò Federico Moretti, fresco di rinnovo fino al 2023. C'è anche Alessandro Fagioli, cresciuto nelle giovanili proprio del Pescara e del Teramo, ex attaccante di Notaresco e Castelnuovo. Rosa rinnovata e ringiovanita, sono andati via pezzi pregiati come Balestrero, Volpicelli, De Santis, Leonetti e Pizzutelli, arrivati tanti giovani e qualche esperto come gli ex Ravenna Papa e Sereni e l'ex difensore del Teramo Iotti. Ripetere la qualificazione ai playoff non sarà semplice, ma si punta sull'entusiasmo per la nuova piazza. Queste le parole del tecnico Colavitto dopo il passaggio del turno in Coppa col Montevarchi. Noi purtroppo per varie vicissitudini non abbiamo fatto partite in precampionato, quindi considera la differenza del Montevarchi, dove comunque ha giocato con il Perugia, ha giocato con la Fiorentina, quindi contro squadre con un motore importante. Noi comunque non abbiamo fatto partite. Poi adesso comunque entreremo nel vivo e quindi già da domenica, da sabato, affronteremo una delle corazzate del campionato, che è il Pescara, quindi noi era importante sfatare questo tabù col Montevarchi, quindi ce la siamo giocata a livello motivazionale con i ragazzi ci tenevano, ci hanno fatto sto regalo e quindi andiamo avanti. A dirigere il match di sabato sarà Alessandro Di Graci di Como. Al di là delle dinamiche di mercato che possono incidere, il tecnico biancazzurro Oteri conta di avere a disposizione quasi tutta la rosa per la prima di campionato. Si allena anche Ferrari, così come è tornato in gruppo il centrocampista Diambo, giocatori che hanno avuto problemi di infortuni nelle scorse settimane e che dunque non partiranno dal primo minuto. Sul fronte mercato non si registrano sostanziali novità, non si è ancora sbloccato il trasferimento dalla Triestina di Giuseppe Rizzo. Nelle ultime ore per l'attacco si ripropone il nome di Federico Melchiorri, che ha deciso di non legarsi al Siena, ma un suo arrivo al Pescara non è semplice, visto che ha un buon contratto col Perugia in Serie B e non è certo che accetti di scendere di categoria, come dimostra il no al Siena. Ha trovato il primo gol con la nuova maglia proprio nel debutto stagionale in Coppa contro l'Olbia. Il neo difensore del Pescara Tommaso Cancellotti parla del suo grado di adattamento nel ruolo di centrale, dello stato di forma della squadra in vista della prima di campionato. Vediamo. Nasco come esterno di difesa o di centrocampo, però sono stato già impiegato in passato anche se non molte volte come terzo di difesa, è un ruolo che comunque mi piace fare, cerco di interpretarlo nel migliore dei modi e penso di poter ricoprire entrambi i ruoli. Ci sono ancora un po' di carichi di lavoro da smaltire, gli allenamenti sono molto intensi, quindi quasi sicuramente la forma migliore poi arriverà con un po' più di tempo più avanti, poi partita dopo partita. Credo che i presupposti sono buoni, ho giocato molto spesso contro le squadre del mister e hanno sempre espresso un ottimo gioco, quindi sono sicuro che quest'anno anche noi esprimeremo un gioco ottimo. E il girone B è un girone
dove la qualità di tutte le squadre si equivale, quindi sicuramente qua ci sono giocatori esperti, quindi consigli ne posso dare pochi, però sicuramente allenarsi nel migliore dei modi tutti i giorni e poi affrontare la partita con sicurezza, consci della nostra forza. Mari lungo, la conclusione, poi di Busel. E sabato esordio in campionato anche per il Teramo a Chiavari contro la Virtus Entella. Il direttore di gara designato è Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore. Sul fronte mercato la pista Riccardi per il momento sembra avere poche possibilità di arrivare alla fumata bianca. Jacopo Forcella. A 4 giorni dall'esordio in campionato contro la Virtus Entella per il Teramo ancora il mercato, il tema numero uno. Sarà che la rosa a disposizione di Federico Guidi è ancora ampiamente incompleta? Sarà che il successo in Coppa Italia col Monterosi di sabato pomeriggio ha dato quelle buone indicazioni che suggerirebbero un ulteriore sforzo per dare al tecnico le alternative di cui ha bisogno ed elementi titolari per esprimere al massimo le potenzialità del 4-3 che ha in mente? Non è semplice perché le difficoltà economiche abbastanza trasversali impongono di cercare soluzioni a costo contenuto. L'ultima idea è quella di Alessio Riccardi della Roma, che è appena rientrato nella capitale dopo il prestito a Pescara, è andato decisamente male. Ma in questo momento, almeno sul fronte giallorosso, non sembrano esserci le condizioni per la definizione di un affare che il diavolo ha provato a mettere in piedi poco prima di Ferragosto, ma che non ha portato finora grossi frutti. L'ingaggio del giocatore è di quelli elevati, la Roma vorrebbe rilanciarlo, ma il Teramo sul piatto può mettere una cifra che nella valutazione che fanno nella capitale non è ancora adatta per arrivare alla fumata bianca. Per questo il direttore sportivo del Teramo Carlo Musa sta cercando di scandagliare alternative a Riccardi, a meno che negli ultimi giorni di mercato non si creino presupposti più favorevoli, con la Roma che a quel punto, qualora non riuscisse a piazzarlo altrove, si ritroverebbe un giocatore certamente in esubero e che aveva già contato come in lista di sbarco. In quel caso il Teramo potrebbe provare il colpo di coda per assicurarsi quello che era stato definito come uno dei migliori prospetti futuri del calcio italiano. Ma Guidi in questo momento non può non pensare anche alla partita d'esordio. Gara complicata quella di Chiavari contro un avversario appena retrocesso e che ha voglia di ritrovare subito la cadetteria. Teramo che ritroverà un abruzzese in biancazzurro come Andrea Paolucci, fascia di capitano dei Liguri e fratello di quel Lorenzo passato via Pescara dal biancorosso qualche stagione fa. Le partite saranno tutte due. Non ci sono di partite morbide, quindi il campionato di C è un campionato difficile, troveremo squadre che agguerrite, che battaglieranno su tutti i campi. È importante partire con la vittoria perché comincia a mettere le basi per quello che dovrei fare. Sappiamo che chi ha qualche partita in più deve portare, dare tanto, quindi ben vengono le responsabilità e quindi andiamo avanti sempre a testa alta. Ma c'è positività, c'è comunque ambizione, c'è spirito di sacrificio e stiamo, ripeto, costruendo un qualcosa che è partito da Tavarone, quindi noi cerchiamo di mettere mattone dopo mattone per fare una grande stagione. Finisce qui la seconda edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG6 delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.